Il cantante sardo si confessa nel salotto di Caterina Balivo. Oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Vieni da me. Tra i vari ospiti di Caterina Balivo c'era anche Valerio Scanu. Il cantante sardo ha parlato dei suoi progetti futuri, ma anche del fratello minore, argomento che lo ha fatto scoppiare a piangere. Valerio Scanu si emoziona per il fratello Marco. A Vieni da me Valerio Scanu ha annunciato che da poco tempo è diventato zio. Il cantante si è emozionato moltissimo confessando che nell'ultimo periodo è stato molto preoccupato per l'avvenire del fratello e della cognata. Marco e la compagna sono giovanissimi e quest'ultima recentemente ha messo al mondo un figlio. Spero che questo sia un incentivo per fargli crescere questo bambino nel migliore dei modi. Ho sempre visto mio fratello un po' bamboccione, attaccato ai miei genitori. L'ho visto cambiare e crescere già da quando Carlotta è rimasta incinta. Ho avuto dei dubbi su di loro ma ora sono felicissimo, ha dichiarato l'ex allievo di Amici che si è mostrato in lacrime. Valerio Scanu parla dei suoi prossimi impegni. Valerio Scanu, che festeggia ben 10 anni di carriera, è stato ospite a Vieni da me. Intervistato da Caterina Balivo, il cantante ha ricordato i suoi prossimi impegni lavorativi. Dopo l'uscita del suo ultimo album 10, il sardo sta preparando due concerti evento. Il prossimo è per il prossimo 15 dicembre nella capitale, all'Auditorium Parco della Musica, e sabato 22 dicembre alla Maddalena, in Sardegna. Con lui ci saranno anche Jessica Notaro e l'ex allievo di Amici Pier Davide Carone.